No, questa è la frizione. So benissimo dov'è la frizione. Vuoi che ti insegni come si fa o no? Sì, ma so riconoscere una frizione. Ok, bene. Vai, vai avanti da sola, ok? D'accordo. Ehi, ehi, ehi! Non puoi parcheggiare qui. Ah, sono qui solo per prendere sala... È proprietà privata. Ora girala e vattene. Veloce. Ok. Muoviti. Sì. Ok, sai che ti dico? Ho deciso che aspetterò proprio qui. Ma tu torna pure a giocare allo spaventapasseri. Qui agente Moore, abbiamo un problema all'ingresso. Ehi, stronzo, stammi a sentire, è zona vietata. Te l'ho già detto, sparisci. Okay. Allora, ehi, se... fermo dove sei, te l'ho detto. Vattene. Come ti dicevo, sono solo venuto figlio a... Figlio di puttana, non hai visto il cartello? Ah, oh, guarda, è difficile non... Sono autorizzato a usare la forza. Sì, grazie. Stupido pezzo. Ehi, 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 che cosa succede? Scusi, signorina Whitaker. Tutto a posto, conosce Jim. Questo stronzo? Sì, è con me. Lui è con me. Ah, mi scusi. Signorina, forza, non viene. Sapevo che... Tranquillo, sul serio, mi dispiace. Oh, è Jim? Deacon. Non sono io con lei, è lei con me. Merda. Reggiti forte. Perché fai sempre così? Così come? Come un vero stronzo. Andiamo, hai iniziato lui. Quanti anni hai? 5? Ehi, occhio alla frizione, ricordi? Devi dare gas per aumentare i giri. Sì, lo so. Sì, si sente. Dove andiamo? Alla diga. Una passeggiata tranquilla, no? Con te alla guida? Non credo. L'uscita di stasera è confermata. Parlavi di un imprevisto. Ah, sì, giusto. Boozer e i ragazzi vogliono andare a trovare Jack al penitenziario di Klamath. Quindi mi darai buca per andare a trovare un tizio in prigione? Jack non è un tizio. Sì, lo so, scherzavo. Diavolo, possibile che ogni volta che salgo in moto con te qualche camionista cerchi di sbatterci fuori strada? Dio, no, 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 ascolta, sei stata perfetta. No. Molti avrebbero sterzato con troppa foga per lo spavento e saremmo morti. Stavo per ammazzare entrambi. Io non ho fatto attenzione ed ero distratta. Ehi, va bene, respira, stai bene. Aspetta, da cosa eri distratta? No, è che questione di lavoro, non è nulla, devo... Ah. Ok, no, pensavo che... Avessi visto la mia nuova badge. La tua che? No. Nomade. Cosa? Hai lasciato la banda? Non ho lasciato la banda. Non lo farei mai. Nomade significa che sarò meno coinvolto d'ora in avanti. Dick, non ti ho mai chiesto di farlo. No, lo so, lo so. E se lo avessi fatto avrei detto no. Sei pronta a riprovarci? Sì, cioè no, ma sì, sono pronta. Ok. Grazie, mi hai salvato la vita. Sai com'è? Faccio il possibile. Ehi, ehi, frizione, frizione! So benissimo dov'è la frizione. Okay. No, 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 no. Deacon. Quindi, credi che i tuoi genitori verranno? Al matrimonio? Non ne ho idea. Credevo che se avessi preso le distanze dai motociclisti... Non credo cambi molto per loro. Ma tu glielo dirai almeno? Se insisti. È che non ho intenzione di cambiare il mio modo di essere o il tuo solo per soddisfare la mentalità piccolo borghese dei miei. Ok. Attenta! Li ho visti. Ehi, ma sono diretti dove lavori? Oh, merda.
Che mi dici dei motociclisti? Qualcuno verrà ora che sei un nomade? Anzi, non lo so. Saranno secoli dall'ultima volta che uno di loro ha messo piede in una chiesa. E comunque vorresti sul serio 27 Harley rombanti fuori dalla chiesetta di Marion Falls? Beh, sai che ti dico, non mi dispiacerebbe. Ah, ok. Che succede? Non lo so. Signorina? Sì. Il capo la cerca, dice che è urgente. È sempre urgente, digli che sto arrivando. Ok. Devo andare. Ehi. Scusa. Non è niente, sarà soltanto un allarme antincendio. Ok, alli neri. Ti amo. Chiama più tardi. Ehi, Eddie, mi dispiace. Non fa niente. Eddie! Non fa niente, Ricky! Mi dispiace! Che cazzo? Ah, abilitato. Ah, O'Brien, qui St. John, rispondi. O'Brien, sono... Rispondi a questa cazzo di radio! St. John, non pensavo di risentirti. Sì, neanch'io. Allora ascoltami, la notte in cui sei fuggito, hai detto di non aver caricato civili, ma solo membri della Nero, federali e personale abilitato. Zitto, ascoltami. Sara, mia moglie, lei era abilitata. Aveva il tesserino quando l'ho caricata a bordo dell'elicottero. Senti, quindi puoi farmi un favore, controlla. Sara Erin Whitaker lavorava alla Cloverdale con l'abilitazione federale. Stava svolgendo, non lo so, ricerche farmaceutiche, cose così, che importa, okay, potresti... Okay. Vedo cosa riesco a trovare. Ok, bene, O'Brien, ricordati, sei in debito. Sì. O'Brien, chiudo. Quindi, un paio di mesi fa siamo andati al Crazy Willy in cerca di qualcosa che potesse esserci utile, con la speranza che non fosse stato già saccheggiato. E sai cosa abbiamo trovato? Decine di bambini. Bambini infetti, intendo. I randagi li chiamano larve. Erano tantissimi, ovunque. Si muovevano come scimmie impazzite. Sono viva per miracolo. Ma tu hai sangue freddo. Non perdi mai la calma, Aspetta, apro il cancello. St. John, qui O'Brien. O'Brien, novità? Devo parlarti di persona. Santo cielo, O'Brien, dimmi cosa hai trovato, ok? È ancora vivo. Cosa da darti? O'Brien! Ti ho trasmesso le coordinate. Vediamoci lì. O'Brien, chiudo. O'Brien! Dick, Iron Mike ti sta cercando. Scusa, stammi a sentire. Digli che tornerò. Devo... Ti ricordi quella storia a proposito della notte in cui era morta? Quelli della Nero se la diedero a gambe, caricando solo i membri, i federali e il personale di alto livello, quelli con l'abilitazione. Frena, Dick! Di che diavolo parli? Forse non è nulla, ma ho una cosa da risolvere. Di concludere. Buono. Ok. Dick, sei lì? Sì, Boozer, che c'è? Volevo solo ringraziarti per il cane.
Non c'è di che, fratello. Insomma, mi ha seguito lui, sai. Non voleva lasciarmi. Che avrei dovuto fare? Ehi, ehi, accuccia, su. Da bravo. Calmo. Sì, certo, ti ha seguito lui. L'ho chiamato Jack. Bene, Jack ne sarebbe stato lieto. No, non credo proprio. Per questo l'ho fatto. Fai il bravo. Accuccia, su. Su, basta adesso. Ok, Dick, devo andare ora. Boozer, chiudo. Non c'è di che. Informazioni, che informazioni, O'Brien? Che cosa diavolo avrai ancora da dirmi? Per lui può fregarmi qualcosa. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. La guerra al terrore, il riscaldamento globale, non hanno più importanza ora che siamo nell'incubo, ma fa tutto parte della stessa cospirazione. Quindi ascoltate. La guerra al terrore era solo fumo negli occhi, uno spauracchio messo in piedi dal buon vecchio zio Sam con il pretesto di cercare armi inesistenti. E il riscaldamento globale? Una balla propagandata da un branco di scienziati ipocriti, chiaramente sull'ipropaga dei potenti che lucravano sulla paura. Rifletteteci. Il vero obiettivo era seminare caos e malcontento tra la popolazione. Eravamo troppo impegnati a discutere di calotte polari, OGM, OGAD. E abbiamo perso di vista le macchinazioni in atto dietro le quinte. Non fatevi fregare dai loro trucchetti, gente. Loro indicano la luna? Voi guardateli dritti negli occhi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Quindi il tuo saggio consiglio, Cope, è che dovremmo dare per scontato che tutti raccontano cazzate, giusto? Mi sembra un concetto sensato. Per una volta tardivo, magari, ma utile. Merda, mi stavano aspettando. Posso ricavarne qualcosa? Sì.
Non bastano mai. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Oggi voglio parlarvi del vecchio mondo, prima di questa merda. Al tempo eravamo stupidi e anestetizzati, trangugiavamo droghe di ogni tipo che ci tenevano sedati come grasse vacche felici, dolci, TV, alcol, eroina, e funzionava. Devo sgombrare quel campo. È pieno di assassini. Ora sentiamo il dolore, tutto quanto, fino all'ultima goccia. Siamo svegli e teniamo gli occhi aperti. Finalmente capite cosa ho sempre cercato di dirvi. Ora nessuno può approfittarsi di noi. Abbiamo in mano le redini del gioco e ce la caviamo meglio di quanto i federali abbiano mai fatto. Prendete un respiro, riempite i polmoni. Ora si è e nessuno potrà più cambiare questa verità. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Vieni fuori! Sì, Coop, sento anch'io il dolore. Chi ne è immune? Ma quel bastardo di Jesse Carlo Swift. Terra! Devo ricaricare. Ok, è andato. A terra! Ripiego! Ritiriamoci! Ma che diavolo? E ora che pensate di fare? C'è anche chi combatte, come la mettiamo? Devo avanzare! Ti copro io! Eccoti qui. Se non lo troviamo, ci ucciderà tutti. Accidenti. Quanti sono morti? Ok, non morti. Ora sei mio.
Al volo! Addosso! Ti stancherai! Niente male. Merda, sono quasi a secco. Ripiego, serve fuoco di copertura. Nessuno qui. Sciogliamola da qui. Voglio solo parlare. Forse possiamo venirci incontro. Beh, è tutto qui? Non si muove, avanziamo. Forza, avanziamo. Chi è stato? Stiamo bene, stiamo tutti bene. Niente. Coraggio! Esci fuori! Voglio solo parlare! Può tornarci utile uno con la tua mira! Forza, gente, da questa parte. Non vedo niente. Trovato!
Mi dietro del cazzo. Non puoi nasconderti. Qui non ci piove. Brucia, cazzo! Ehi, amico, sappiamo che sei là. Ne manca solo uno. Continua a correre. Problema risolto. Cosa si prova a subire un'imboscata, eh? Mi è piaciuto. Stronzi assassini. Allora, vediamo se c'è anche un bunker sotterraneo qui vicino. Trovato. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Molti di voi non ricorderanno la Guerra Fredda, ma viverla in prima persona è stato un vero inferno. Era sufficiente il rombo di un aereo per seminare il panico, perché sul paese incombeva il pericolo della grande bomba. Per non parlare della paura rossa. Tutti si domandavano se il proprio vicino fosse un americano fedele alla bandiera o un bastardo comunista rosso. Era difficile fidarsi. Mio padre, pace all'anima sua, mi ha insegnato che l'unico modo per superare i tempi bui è nascondersi sottoterra. Ho costruito il mio primo bunker insieme a lui, ma non potevamo... sotto gli occhi dei vicini. Così ci siamo spinti nel folto dei boschi, lontano da strade e da occhi indiscreti. Se
Se il paese fosse finito allo sbando, avremmo aperto la nostra botola, saremmo scesi dalla scaletta e avremmo vissuto al sicuro con una radio, munizioni e provviste a volontà. Ma la regola d'oro vale anche in questo inferno. Meglio. Scavare un bunker oggi che una fossa domani. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Sicuro, Cope? Raccontalo ai disgraziati che vivevano in quello che ho appena ripulito. Con loro non ha funzionato, direi, perché quando sono arrivato erano già tutti morti. Io chiudo gli occhi solo per un momento.